Comunque, in questa conversazione pensavo di poteva essere utile parlare di Pinelli sotto tre profili, diciamo. Uno è in quanto amico e compagno di mio padre, Pietro Stoppani, e il secondo in quanto compagno morto, ucciso, insomma, a cui io da giovane nel 69 avevo dato la mia, diciamo, solidarietà anche personale. E il terzo argomento invece è il ricordo di Pinelli attraverso la morte di Saverio Saltarelli, che era un mio amico e compagno internazionalista, il quale morì il 12 dicembre del 70, nel primo anniversario della strage di Piazza Fontana e della morte di Pino. Saverio morì durante la manifestazione che avevate organizzato voi anarchici, e il nostro partito vi aveva dato un'adesione, diciamo, di tipo organizzativo più che politico, nel senso che allora, secondo noi, il modo con cui avevate impostato la manifestazione non era, secondo naturalmente il nostro punto di riferimento, non era perfettamente adeguato a noi, però volevamo manifestare ovviamente la nostra solidarietà e anche aiutare, qualora ci fosse stato la necessità, per garantirvi la possibilità di manifestare la vostra idea. Questo era un po' il filo. La gran parte di questa mia chiacchierata riguarda Pinelli, visto soprattutto attraverso il ricordo di mio padre, nel senso che mio padre era del 21, quindi un po' più maturo di Pino. Ebbero a partire dal 65 e fino al 69 una relazione abbastanza stretta su tutta una serie di argomenti. Poi ebbero anche molti, molti amici in comune, quindi può essere utile da un punto di vista storico, insomma, riprendere un po' quel filone di queste cose su cui magari non si è, nelle varie testimonianze, non si è detto molto. Per questa parte, naturalmente io mi baso sia su conversazioni che ho avuto con Pietro negli anni successivi al 69, quando naturalmente riflettendo su quanto era avvenuto e su tutte le conseguenze, naturalmente questo era un argomento tra di noi molto, molto presente, è stato molto presente in realtà per tutta la vita di mio padre, no? Finché lui ha vissuto, è morto non molto tempo fa, lui ha continuato a riflettere su questa esperienza che aveva avuto anche con Pino e sulla fine di Pino naturalmente. Poi, quando mio padre morì, io ebbi modo di vedere i suoi appunti, molti appunti, tra cui alcuni elementi abbastanza interessanti anche riferiti a queste questioni. Conobbi Pino mi sembra verso il 65-66, appunto, quando lui conobbe mio padre, e lo conobbi a casa mia, nel senso che io non mi occupavo allora di politica, ero ancora un ragazzino, sono del 48, e quindi vedevo ogni tanto quest'uomo, insomma, questo giovane uomo, che allora a me pareva molto simpatico, e poi Pino era molto, molto alla mano, molto cordiale, no? Quindi ne ho un ricordo personale così piacevole. Però naturalmente con lui non è che parlassi, lui veniva a trovare Pietro, io vabbè, salutavo, stavo lì un po', ma me ne andavo per i fatti miei, insomma. Per capire un po' bene però questo rapporto tra mio padre e Pino, bisogna che dica un qualcosina su mio padre, nel senso che, mentre Pino è noto, eccetera, mio padre molto meno. In quegli anni mio padre Pietro era molto impegnato nell'attività politica non partitica, diciamo, quindi quell'attività politica di base di cui marginalmente gli anarchici erano parte, perché gli anarchici, anche senza essere un partito, comunque erano un'organizzazione con una storia, eccetera. Mio padre invece veniva da un'esperienza molto diversa, nel senso che, essendo del 21, aveva fatto la sua formazione sotto il fascismo, poi a 21 anni era andato in guerra,
nella seconda guerra mondiale, aveva fatto la battaglia di Relamena, lui era nella Folgore, era sottotenente, è stato fatto prigioniero, si è fatto 4 anni di galera nei campi di concentramento inglesi in Egitto e quindi ha saltato e è tornato in Italia nel 1946. Quindi ha saltato la fase della resistenza che ha formato in realtà politicamente molti elementi di allora. E quindi lui è rimasto sempre un pochino fuori dalla struttura ufficiale, no? Partitica o sindacale, e ha sviluppato negli anni invece una sua linea diciamo abbastanza individuale di collegamento con altri elementi altrettanto non inquadrati nei partiti che hanno dato vita a una serie di fenomeni, di movimenti, di azioni che allora ebbero un certo interesse. Più o meno nel 60 lui organizzò con altri compagni in un mese in piedi un giornalino che era La Difesa del Consumatore. Difesa del Consumatore che si proponeva di attivare, di prendere iniziative per tutelare l'integrità del genere, soprattutto dei generi elementari, perché allora eravamo in pieno sviluppo economico, ma anche in pieno sviluppo delle frodi elementari. Quindi loro cosa facevano? Mio padre andava a prendere un litro d'olio extravergine d'oliva, lo faceva analizzare, il più delle volte non risultava né extravergine né anche di oliva, e quindi lui faceva la denuncia, no? Faceva la denuncia e naturalmente quindi interveniva, no? A sequestrare quest'olio. Allora naturalmente lui si era poi inimicato, no? tutti i commercianti della zona, ma soprattutto si era inimicato a un certo punto anche la Nestlé, perché nelle loro analisi eccetera erano incappati in un prodotto Nestlé, solo che la Nestlé, essendo appunto non un negoziante, un piccolo produttore, insomma, gli aveva intentato una causa per diffamazione, e quindi loro si erano trovati un po' spiazzati perché non avevano soldi, pochi avvocati eccetera, quindi aveva dovuto un po' cedere il passo su queste cose. Poi un altro settore di attività invece era collegato all'attività di non violenza e del pacifismo, a cui mio padre arrivò attraverso mia madre Anna Trogu, che allora in quegli anni, negli anni 62, 61, 62, era in contatto con Anna Luisa Leonardi, non so se ricordate, era un'attivista, credo che sia ancora viva, un'attivista pacifista molto, molto efficace, veramente brava, che sposò poi l'abate, forse l'abate l'avete conosciuto, fiorentino, che organizzò molte iniziative per Comiso poi negli anni avanti. Beh, comunque attraverso questi canali mio padre entrò in contatto con la War Resister International, che in Italia aveva come punto di riferimento Capitini, Aldo Capitini. Poi l'attività invece di ospitalità internazionale attraverso un'organizzazione che si chiamava Servas. In realtà Servas è il nome in esperanto di ospitalità. Vabbè. In cosa consisteva questa iniziativa? Nel accogliere ospiti, accogliere in modo disinteressato, gratuitamente, e accogliere nella propria casa ospiti di tutto il mondo. Quindi bisognava registrarsi presso la segreteria e chiunque poteva andare nei vari paesi, visitare i paesi, senza spendere soldi perché era ospitato. Naturalmente capitavano un po' di tutto, insomma, sia semplici turisti, no? Curiosi, siamo negli anni 60, no? Semplici curiosi dell'Italia, eccetera, sia anche figure di grande interesse, politici, scienziati, che volevano conoscere un po' le altre realtà. Quindi c'erano americani, nordamericani, inglesi, australiani, cioè un po' di tutto il mondo. Era quindi un mondo molto, molto interessante da un punto di vista umano, e anche delle esperienze che allora arrivavano attraverso queste persone di cui in realtà non si sapeva nulla, no? Quindi era veramente una cosa interessante. L'altro filone era rappresentato invece dai campi di lavoro che organizzati dal Servizio Civile Internazionale, che per esempio in quegli anni si svolsero in Calabria. In Calabria, soprattutto a Crocefisso, in provincia di Reggio Calabria, vicino a Bovalino, quindi sullo Ionio, un piccolo paese, questo Crocefisso, di un centinaio di abitanti, dove il servizio civile
costruì prima nel 61 una strada, l'unica strada del paese, fece una strada in cemento, e nel 62 invece una scuola antisismica, perché allora c'era un problema in quella zona dei problemi sismici. E quindi anche quello fu un'esperienza molto interessante, che consentì a mio padre di conoscere persone, sia stranieri sia anche italiani, di un notevole livello, e che poi vanno diciamo a congiungersi con Pinelli per le attività che in comune si fecero. Per esempio, tra di loro c'era Giuseppe Gozzini, c'era Gozzini che poi fece l'obiettore di coscienza nel 62, che ha scritto la famosa lettera, no? Dopo la morte di Pinelli, fu forse il primo in Italia a scrivere quella bella lettera, molto coraggiosa per allora, e quindi insomma bisogna ricordarlo per questo atto e anche per questa sua azione che nel 62 lo mise in primo piano, no? Lui fece un bellissimo discorso al processo, perché era il primo obiettore di coscienza cattolico. Poi c'era anche, non so, Antonio Susini, che a sua volta fece, negli anni successivi, mi sembra nel 66, fece anche lui obiezione di coscienza, e lui invece, Susini, era un laico, insomma, era, adesso mi sembra più o meno un socialista, così come orientamento. E poi c'era anche Franco Ruota, che è importante, diciamo, per la famiglia Pinelli, perché il figlio di questo Franco Ruota sposò poi Claudia Pinelli, no? Una combinazione di relazioni. E conobbe poi Pietro in quegli anni, sempre legato al Servizio Civile Internazionale, Virginio Galassi, che voi conoscete sicuramente, che era una figura veramente notevole. Io ne ho un ricordo, anche se ero ragazzino, ne ho un bellissimo ricordo, perché era un uomo di grande talento, no? Si capiva, no? Molto preparato, no? Molto, con una grande esperienza internazionale, e era molto amico dei miei. E ricordo che veniva, per esempio, la mattina della domenica, lui girava in bicicletta, veniva sempre da noi, e mio padre lo accoglieva sempre con grande gioia, ecco, e c'era un bel rapporto con lui. Anche lui, tra l'altro, Galassi, era, a quanto mi risulta, molto amico di Pinelli, della famiglia Pinelli, forse nel periodo successivo. Attraverso queste persone si comincia a delineare il quadro del rapporto tra Pietro, tra mio padre, e Pino Pinelli. Nel senso che nel 62, appunto, Gozzini fece l'obiezione di coscienza, e nel 65 lo fece Giorgio Viola, a sua volta un altro cattolico, di cui dico dopo. Gozzini, quando preparò la sua obiezione di coscienza, passò, mi sembra, un 2 o 3 mesi a casa nostra. Casa nostra perché aveva bisogno di un momento di tranquillità fuori dalla famiglia, che naturalmente non è che fosse felicissima, insomma, di questa sua scelta, no? Perché finire in galera, poi lui avrebbe dovuto, la famiglia poi era una famiglia proletaria, insomma, lui finiva in galera, aveva studiato legge, e insomma la famiglia diceva, insomma, cosa vai a fare? Vai a fare il galeotto, no? Ecco, anziché l'avvocato. Allora lui ha bisogno di un po' di un momento invece di un ambiente più tranquillo, quindi venne a casa nostra. Io mi ricordo benissimo, perché lui aveva 26 anni, io 14, era simpaticissimo, Beppe, no? Molto, molto, molto spiritoso, simpatico, poi era molto intelligente, preparato, era veramente un ottimo ospite. E mi ricordo che ai primi del 63 andammo tutti noi in famiglia, andammo a sentire il suo processo a Firenze, era nel gennaio. Ne ho un ricordo così adolescenziale molto vivo, perché per la prima volta vidi la scritta "La giustizia uguale per tutti", no? In tribunale, la cosa mi aveva colpito molto. E mi ricordo che Beppe comunque fece un bel discorso, no? Adesso non so ripetere le sue argomentazioni, però mi aveva colpito perché era molto ben costruito. Nel 65 poi fu Viola, Giorgio Viola, che era molto amico anche di mio padre e di mia madre, e lui fece obiezione di coscienza. Lui era cattolico, però
sviluppò la sua linea non tanto sull'aspetto religioso, come aveva fatto Beppe, ma invece sotto il profilo politico. Cioè Viola diceva, io sono cattolico, però la mia obiezione di coscienza è di tipo civile, cioè io ritengo che lo Stato possa essere servito in un modo diverso che non combattendo. E quindi io sostengo la necessità di una riflessione collettiva per trovare il modo con cui i cittadini italiani che non vogliono combattere possono comunque essere membri della collettività, no? A tutti gli effetti dare il loro contributo. Era quindi una posizione abbastanza originale che si staccava anche dall'esperienza anarchica, perché gli anarchici invece volevano sottrarsi, no? Inizialmente al controllo dello Stato, cioè era una protesta di tipo diverso. La cosa interessante del discorso di Viola è che annunciò la sua azione di non violenza insieme a Ivo della Savia, no? Ivo della Savia, Olivo è il suo nome, comunque Ivo della Savia, e quindi loro fecero al circolo, mi sembra Sacco e Vanzetti, mi sembra, che era allora gestita proprio da Pino, e fecero la conferenza stampa in cui annunciarono la loro iniziativa. Naturalmente le due posizioni erano completamente diverse, no? Perché Ivo aveva un'obiezione classicamente anarchica, no? Mentre Viola, appunto, come dicevo, di altra natura. Sicuramente in quell'occasione Pietro conobbe Pinelli e andarono sicuramente d'accordo, perché poi continuarono a frequentarsi. Vale quindi, adesso si può vedere in che modo l'attività di mio padre orientata all'obiezione di coscienza si incrociò con quella di Pinelli. Abbiamo già detto, no, questo caso di Giorgio, perché una cosa su cui mi sembra che nelle testimonianze su Pino non si è detto molto è che in realtà gli anarchici erano attivi sul fronte dell'obiezione di coscienza e in generale del pacifismo e della non violenza, sicuramente prima con le esperienze, per esempio Frua, no? E comunque gli altri, poi i vari compagni che fecero questa loro manifestazione, però a partire dal 61, quando i russi fecero l'esperimento con la bomba atomica, riuscito, no? Quindi dimostrando una capacità reale sul piano militare, tecnico-militare, sorse il problema della possibilità effettivamente di una guerra, non fredda, ma calda, no? Una guerra atomica. Quindi, per esempio, io ricordo, c'era allora Michele Camiolo, no? Che ricorderete, Michele, si lanciò in una grande campagna per i pericoli, ovviamente, di una guerra nucleare che avrebbe significato la distruzione sostanzialmente quasi del genere umano. Ecco, quindi gli anarchici ovviamente come tutto il mondo civile, insomma tutta la vita politica seria, si interessarono naturalmente di questi temi. E quindi cominciarono a riflettere sull'importanza dell'obiezione di coscienza e di queste altre forme, per esempio dell'azione non violenta. Ora, Giuseppe Gozzini ricorda questo interesse di Pino nella sua lettera, no? Però lo ricorda in un modo un po', diciamo, non proprio preciso, nel senso che Giuseppe dice, io ricordo che con Pino ci incontrammo, lui era molto interessato a questi temi, cioè lo presenta un poco come se fosse un'istanza personale di Pinelli, mentre in realtà Pinelli rifletteva in questo suo interesse l'interesse del movimento anarchico. Ecco, era un po' questo, un pochino da correggere, perché allora la lettera di Giuseppe era importante, tracciata così come la tracciò lui, perché essendo nella fase di canea montante contro gli anarchici, no? E contro la Pinelli possibile sanguinario, terrorista, eccetera, è chiaro che da parte di Gozzini
quell'accentuazione invece del carattere un po' pacifista di Pinelli andava bene, insomma, era giustificata. Oggi, storicamente, bisogna un po' ridimensionarlo, no, da questo punto di vista. Perché, secondo me, era importante allora questa azione per l'obiezione di coscienza? Perché è anche la ragione per cui riuscì ad unire figure e tendenze completamente diverse fra di loro. Perché in realtà, per la prima volta, nella concezione giuridica, veniva introdotta l'idea di un diritto individuale alla coscienza, che in realtà anche a livello costituzionale nostro non era fino ad allora stato definito. Cioè, noi avevamo i diritti, diritto allo studio, diritto al lavoro, eccetera, attraverso partiti, sindacati, ossia attraverso strutture collettive. In questo caso, invece, è stato introdotto per la prima volta il criterio che l'individuo, uno, ha una sua autonomia, ha un suo diritto ad avere idee proprie, no? E questo è un elemento, naturalmente, da un punto di vista giuridico, importantissimo, ed è l'elemento che, secondo me, ha aperto la strada, uno degli elementi che ha aperto la strada poi a tutte le tendenze degli anni successivi, tra cui, dicevamo prima, il movimento Beat, no? Che partiva esattamente con, anche se in un modo un po' estemporaneo e anche folcloristico, no? Per certi aspetti, però esprimeva in fondo questa esigenza e questo voglia di praticare questo diritto a una propria libera coscienza, no? nei confronti delle leggi, nei confronti dello Stato e della collettività. Era un po' questo. Quindi questo era molto importante, quindi questo impegno di tutti per l'obiezione di coscienza, proprio per questo riflesso. Comunque, parlando appunto del mondo Beat, diciamo prima che Pino si era impegnato per esempio per la stampa del primo numero del giornale, poi mi sembra che Pino comunque continuò a collaborare al giornale. E Piero, dal suo punto di vista, mio padre, a sua volta collaborava con l'ambiente, con questo ambiente dei provos, no? Dei cosiddetti cappelloni, perché intanto li ospitava a casa sua. Noi avevamo una villetta su due piani, quindi lui al piano di sotto, alla cantina, diciamo, era però non una cantina, era rialzato, ospitava magari anche una decina, no? Di questi ragazzi, cioè, quindi era una colonia, una collettività curiosa, no? Di ragazzi sia italiani che stranieri, che facevano vita collettiva, che facevano da mangiare in comune, eccetera. E mio padre poi aveva uno strumento chiave, che era il ciclostile, no, quindi che allora era uno strumento semplice, però insomma ci volevano un po' di soldini, no, per averlo e anche per farlo funzionare. Quindi lui prestava a sua volta il ciclostile per questi ragazzi che tiravano i loro manifestini. In questo contesto Pietro venne a conoscere persone legate anche a Pino, però molto diverse da quelle di cui abbiamo parlato fino ad ora. Cioè, mentre prima Giuseppe Gozzini, Viola, eccetera, erano degli intellettuali, no? Gente, diciamo così, evoluta da un punto di vista culturale e dell'impegno, le persone che vennero fuori in quegli anni, 66-67, avevano anche altre caratteristiche. Cioè, quindi erano dei proletari, anche degli sbandati, no? Che però insomma, si affacciavano alla vita politica in un modo nuovo, in un modo autonomo. Naturalmente anche lì con aspetti un po' curiosi, no? Con aspetti anche folcloristici. Per esempio ricordo Giovanni Russo, Giovanni Russo detto Papalino, da non confondere con invece Vittorio Russo, Vittorio Di Russo, che era invece un capo del movimento di Mondo Beat, uno serio, diciamo. Dico serio perché mentre questo Papalino era un soggetto un po' particolare, era un ex contadino, allora già abbastanza maturo, aveva un 50 anni, di Cerignola di Puglia, che era finito in galera per un tentato omicidio, per una rissa avuta con un altro contadino per ragioni di terre o di animali, insomma così. Poi era uscito e era stato morso da un asino a braccio, aveva quindi una piccola pensione e si era
da Cerignola si era spostato a Milano in questo momento di iniziative politiche per dare il suo contributo. No? Allora, questo soggetto era un po' particolare, nel senso che lui, gli piacevano i ragazzini, no? E questo sostanzialmente era cosa. Ora, mio padre, naturalmente, cosa fece? Siccome si occupava del meridione da anni, del meridione, eccetera, per lui papà lì era un po' il simbolo del proletariato meridionale e quindi lui lo ospitò a lungo. Papalino era un soggetto un po' anche un attore, insomma, quindi in piazza quando faceva la propaganda anarchica lo faceva in un modo molto, molto suggestivo, no? Un po'... E la polizia quindi lo acchiappava e gli dava sempre il foglio di via, perché lui non aveva né dimora né lavoro a Milano. Allora mio padre cosa fece? Per favorirlo lo assunse come maggiordomo, che era una cosa, no, ridicola, perché mio padre era un insegnante, no? Nella nostra casetta così. Vabbè, comunque Papalino fu il maggiordomo di Stoppani. Vabbè. Poi su questo Papalino torniamo. L'altro soggetto, però ecco, il problema di mio padre riguardo Papalino è che questa sua predilezione per le ragazzine diventava un po' un problema per mio padre, nel senso che mio padre ospitava ragazzi e ragazze, e insomma, però questa predilezione, insomma, ci provava sempre, no, Giovanni? E le ragazze anche si lamentavano, no? Allora, mio padre aveva avuto un problema, non suo, ma collegato con le ragazze, perché nel 65, come insegnante alla scuola media Caldara, delle sue allieve gli avevano detto che il preside le metteva le mani addosso, no? Allora lui, insomma, aveva cercato prima di coinvolgere il provveditorato. Il provveditorato era stato silente e quindi lui aveva aiutato le ragazze a rivolgersi al magistrato per denunciare questo fatto. E infatti il preside fu denunciato e si ebbe poi un processo nel 66. Quindi mio padre era, diciamo, un elemento esterno rispetto alla questione, però aveva naturalmente rotto molto le scatole sia al preside, ovviamente, sia anche al provveditorato, perché la situazione allora era diversa da quella che poi ci fu negli anni successivi, e quindi il provveditorato si sentiva scavalcato, no, da questa azione di Pietro. Allora è chiaro che Pietro su questa storia delle ragazze stava molto attento a non cascare, no, a sua volta in possibili accuse, no, di maneggiamenti nei confronti delle ragazze. E Papalino poteva essere un elemento da questo punto di vista critico. In realtà, poi, siccome la cosa andava avanti, Piero gli disse di non venire più a casa, dopo che una sera Papalino aveva messo nel minestrone collettivo, aveva messo delle pozioni afrodisiache di sua invenzione, no? Ecco, e avevano fatto vomitare metà degli astanti, no? Senza nessun effetto afrodisiaco, naturalmente. Allora, naturalmente Papalino era ben conosciuto da Pinelli, no? Anzi, credo che a Pietro lo abbia presentato proprio Pino, no? L'altro soggetto che frequentò Casa Nostra a lungo fu Sottosanti, famoso Nino Sottosanti, famoso Nino fascista, no? Che fu l'ultimo soggetto con cui Pino passò il pomeriggio prima del suo ingresso in questura. Cioè, quindi fu l'ultimo elemento politico con cui Pino, no, ricordate la vicenda, con cui passò quel un'ora, due ore, tre ore al bar, no, a casa sua al bar, prima di andare in questura. Perché allora Sottosanti faceva da testimone per un anarchico, adesso non ricordo bene la vicenda, e quindi insomma aveva questo fine. Questo Sottosanti, no, fu poi chiamato il fascista, ma in realtà era un pacciardiano, no? Era un conservatore, no? Non un simpatizzante della sinistra, ma non un fascista, no, come si disse. Era stato nella Legione Straniera e era a modo suo, una persona abbastanza normale, ecco, così come tipo. Terzo soggetto, sempre un po' particolare, era Buzzola, Armando Buzzola. Buzzola nel 66 aveva circa 26 anni. Era un proletario, un artigiano, faceva il muratore, e, di buon talento politico, cioè era una persona sensibile e anche capace di parlare, insomma, era un soggetto abbastanza interessante. Mio padre lo conosceva e rimase molto colpito perché il 12 novembre del 66, quando mio padre si era recato al circolo Sacco Vanzetti a una riunione sulla non violenza organizzata da Pino,
Uno dei relatori doveva essere proprio Armando Bussola, il quale però arrivò con grande ritardo, ma arrivò conciato malissimo, perché era stato fermato per caso dalla polizia, portato in questura, lì probabilmente aveva risposto male, lui era uno un po' così, e l'avevano preso a manganellate, ma in un modo incredibile. Insomma, qui arrivò a questa conferenza col testone, tutto segnato in faccia. Da quel momento Armando ebbe dei grossi problemi psichici anche, sia per le conseguenze del pestaggio, sicuramente, sia anche perché il pestaggio, non so se vi è mai capitato, ecco, essere pestati senza potersi difendere è una cosa psicologicamente molto pesante. Mio padre aveva avuto un'esperienza analoga in guerra, nel senso che quando era prigioniero aveva denunciato il maltrattamento di soldati italiani ad Alexander, che era il loro comandante inglese in Egitto. E Alexander, non lo so se avesse letto o meno la cosa, però mio padre era stato preso, messo in una cella e picchiato per 2 giorni sistematicamente dalle guardie inglesi, no? E quindi da questo punto di vista mio padre diceva, ma io insomma simpatizzavo per Armando anche per questa vicenda. Vabbè, quindi Armando fu anche lui ospite a lungo di casa nostra. Naturalmente tutto questo avveniva con un interscambio con Pino, no? Loro quindi si vedevano spessissimo e lavoravano insieme su questi diversi fronti. Avendo anche, secondo me, un buon rapporto di fiducia personale. Non so, per esempio, ricordo, c'è un appunto di mio padre del dicembre del 67 in cui racconta come Pino fosse andato di notte da lui, quindi verso mezzanotte, per raccontargli di un episodio che era successo sul lavoro. Per cui c'era stato un deragliamento, diciamo, perché Pino lavorava in stazione, preparava i treni, no? E c'era stato un problema a un treno. Pino era convinto di non aver fatto nessun errore e era convinto invece che ci fosse stata una manomissione da parte di qualcuno per scaricarla su di lui. Quindi era molto era spaventato. Piero a sua volta si spaventò per questo fatto e gli raccomandò molto di stare attento, eccetera. E da allora continuava a dirgli: attento Pino, non fare questo, non fare quest'altro. Cioè, avevano un po' questo tipo di elementi in comune. Nel 68 cominciarono gli attentati, invece cambiò il quadro, no? Per cui dal mondo beat, nella contestazione, eccetera, con le ragazze nude, no? Con il parco Lambro, eccetera, si passò invece a cose un po' più sostenute, no? Per cui ci furono i primi attentati del 68 a firma anarchica, no? Ora, quegli attentati che erano non attentati con danni a persone, no? Erano attentati per esempio alle strutture franchiste, no? Al consolato, eccetera, erano effettivamente anarchici. E erano anche firmati anarchici, ma non in un modo fraudolento come avvenne dopo. Erano effettivamente le tendenze dei giovani anarchici che cercavano nuove strade, diciamo, battendo le vecchie strade dell'anarchismo. Ora, ricordate che nell'aprile del 69 ci fu il famoso invece attentato alla Fiera di Milano e alla stazione. Quello della stazione non riuscì a partire per un difetto tecnico, però alla Fiera di Milano ci furono una ventina di feriti, quindi quindi situazione completamente diversa dagli attentati che erano stati fatti prima. Erano tentate stragi, no? Cioè quella della Fiera di Milano fu veramente, poteva finire con una strage. Vennero subito arrestati invece gli anarchici, tra cui Braschi, no? Ricordate Braschi, il quale negli interrogatori, tutto questo è detto nella prima sentenza Valpreda, si riprendono questi elementi. Braschi disse: sì, effettivamente, cioè, ammisero, no, gli anarchici, i ragazzi, ammisero di avere commesso alcuni attentati. E dice: la dinamite, no, la dinamite per queste esplosioni l'abbiamo rubata io e un altro vicino a Bergamo, no, in una cava vicino a Bergamo, e l'abbiamo
nascosta dove? In una baita di montagna a Cunardo, no? Allora, vicino a Varese, di proprietà di un certo Stoppani, nostro amico, Pietro Stoppani, nostro amico. Ora, nessuno allora venne a chiedere nulla a Pietro Stoppani, no? La cosa è abbastanza curiosa perché, in fondo, una dichiarazione del genere, messa a verbale, che compare poi nelle requisitorie, nei verbali poi del processo, comunque nessuno disse nulla a Pietro. E Pietro non ne sapeva nulla, naturalmente. Ora, questa stessa cosa venne ripresa poi, per esempio, negli atti dell'inchiesta parlamentare del 2011, in cui venne ripreso esattamente questo tema della baita di montagna del Pietro Stoppani, in cui sarebbero stati messi i candelotti di dinamite. Quindi dicevamo che Braschi aveva fatto queste ammissioni con queste indicazioni riguardo Cunardo e Pietro Stoppani. Per ragioni che io non mi sono ben chiare, però ho letto che in realtà dalla cava che Braschi aveva indicato, loro avessero rubato gli esplosivi, in quella cava dicevano che non era stato rubato nulla. Quindi o Braschi ha messo insieme cose diverse per dire e non dire contemporaneamente, comunque sia lui tirò fuori questa storia di Cunardo. Gli inquirenti non dissero nulla, non chiesero neanche, non chiamarono mai, neanche una volta, mio padre, quindi evidentemente era una pista che non... Però insomma, di fatto mio padre si trovò senza nessun titolo messo dentro questa vicenda del più grosso delitto del dopoguerra. Cioè, voglio dire, è una cosa. La cosa, naturalmente, gli venne molto... andò contro di lui quando, anni dopo, lui entrò in conflitto con le autorità scolastiche per ragioni didattiche e venne espulso dalla scuola per ragioni assolutamente irrilevanti. Poi lui fece una causa e vinse la causa e rientrò in servizio, ma dopo parecchi anni, passati senza stipendio. Cioè, quindi per lui fu un problema esistenziale, diciamo. E è chiaro che questa immissione del suo nome in queste vicende non è che gli giovarono molto in quella vicenda. Vabbè. Qui arriviamo al momento della rottura di Pietro con Pinelli, perché loro erano stati molto vicini, però a un certo punto nel 69, in autunno, nell'autunno del 69, quindi qualche mese prima che morisse Pino, e mio padre ebbe con lui invece uno scontro, nel senso che, proprio a proposito di Cunardo, perché? Perché Cunardo aveva una storia alle spalle, cioè Cunardo era stata presa da mio padre con altri due amici, uno dei quali Pampaloni, che era un suo vecchio compagno di scuola, e Franco Ruota proprio, quello che poi il cui figlio sposò poi Claudia, e quindi loro, niente, avevano preso questa casetta a Cunardo, che aveva una caratteristica, era vicina al confine svizzero ed era notoriamente usata dagli spalloni, no, allora c'era il contrabbando di sigarette, era usato Cunardo come base per gli spalloni che andavano avanti e indietro. La casetta di Cunardo, che loro avevano preso, che aveva un piccolo appezzamento di terra, ma questa casetta era un rustico, cioè era un deposito per gli attrezzi agricoli, no? Era confinante con un bosco attraverso il quale si arrivava senza nessun problema in Svizzera. Cioè, tu andavi, facevi una passeggiata e ti trovavi in Svizzera senza nessun controllo, senza cosa. Allora, poi questo è un elemento. Io penso che il Pampalone, che era questo suo vecchio amico, avesse pensato che, siccome c'era questa richiesta di abitazioni a Cunardo e non si trovavano case in affitto, lui pensava magari di fare costruire qualche villettina da affittare, no, a sua volta. Vabbè, questo però, niente. Loro comunque andarono per un po' di tempo a fare un orto in questo piccolo appezzamento di terreno.
Poi sostanzialmente sia Ruota che Pampaloni non ci andarono più presi dalle loro cose e sostanzialmente ci andavamo solo noi, Stoppani, no? Mio padre, mia madre ed io andavamo su così a prendere un po' d'aria sostanzialmente. Finché nel 67 Pampaloni e Ruota chiesero a mio padre di acquisire le loro quote perché loro non avevano più intenzione di tenere questa cosa. Mio padre non aveva quattrini, anche se erano pochi soldi, e quindi si trovò in imbarazzo. Mentre un giorno stava parlando al telefono con un possibile acquirente, ascoltava la conversazione Buzzola, che era suo ospite, Armando Buzzola, no? Il quale gli disse al termine della conversazione: guarda che i due terzi li posso prendere io. No, la cosa era un po' strana perché lui era ospite di Pietro, perché non aveva un soldo per mangiare, no? E quindi... però insomma Pietro dice, chissà, avrà qualcuno che gli dà qualche cosa, qualche parente, e quindi cosa fecero? Bustola subentrò ai due e quindi prese i due terzi di Cunardo. Ora, pochi mesi dopo, in realtà, Pietro viene a sapere da Lanza, che allora era un giovanotto, no? Che in realtà i soldi a Bustola gli aveva dati il circolo giovanile anarchico. No? Però questo è saputo di Piero, perché formalmente era Armando, no, il titolare. Vabbè. Quando Bustola prese la proprietà, dopo un poco fece andare a Cunardo questo famoso Papalino, il quale come ex contadino cominciò a coltivare, a tenere un po' di polli, no, lì. Mio padre era assolutamente contrario a questa cosa, proprio per questa prima esperienza che lui aveva fatto con Papalino, di cui vi ho parlato, no? Con le ragazze, eccetera. E anche perché un vicino di Cunardo, con cui Pietro era in relazione abbastanza buona, gli aveva detto che secondo in paese si diceva che lì c'era un giro di prostituzione giovanile e di giro di droga. Ora, non so se questo fosse vero o fosse un po' un pregiudizio nei confronti degli anarchici, dei giovani che sicuramente andavano su, no? Magari anche a sbavazzare, no? Insomma, a divertirsi un po' in campagna, non lo so. Ma comunque sia, Pietro naturalmente era contrario a questa cosa. E quindi, quando Armando gli chiese di tirare fuori dei soldi per rimettere a posto questo piccolo rustico, fare la scala, fare il bagno, eccetera, lui disse no, non ci penso neanche, anche perché... Lui aveva capito, Pietro, che in realtà lì non poteva mettere più piede, perché quelle poche volte che c'era andato trovava gente che lui non conosceva, che facevano cose con cui lui, cioè, si sentiva fuori posto. E quindi cominciò nei confronti di Pietro, o di mio padre, un'azione di vero e proprio mobbing. Per cui un paio di volte che lui andò a Cunardo fu preso a male parole da Papalino e anche da questi altri ragazzi che erano lì, no? I quali dicevano, sei un borghese, non vuoi tirare fuori i soldi, no? Che cazzo fai, eccetera. A Milano, Bustola faceva un po' la stessa cosa. E qui continuava a insistere con Pietro perché tirasse fuori questi soldi. Io ricordo perfettamente che stette 4-5 giorni davanti a casa nostra, no? Pietro aveva una villetta, lui si mise sotto un albero, proprio di fronte a casa, e facendo un'azione non violenta di protesta contro Pietro che non tirava fuori i soldi per fare le migliorie a Cunardo. Ora, poi andò anche avanti, per cui, non so, una notte si nascose nel nostro giardino con un mantello nero. Armando era un pochino... Cioè, era un po' così, originale, diciamo. No. Una sera io stesso, tornando a casa, l'ho trovato che faceva il matto con Pietro e l'ho buttato fuori. No, cioè, insomma, c'era questa situazione. Naturalmente Pietro, cosa fece? Si rivolse a Pino e dice, scusa Pino, ma tu, insomma, bene o male sei maturo, sei in grado di influire su questi ragazzi, intervieni, no? Perché qui sta succedendo un casino, anche perché... Tu forse non te ne rendi conto, ma lì magari ci succedono cose che tu non sai e che è meglio evitare. In realtà Pietro non sapeva nulla di questa storia degli esplosivi, eccetera. Però è chiaro che lì Cunardo era diventato per i giovani un luogo un po' di passaggio vario, no? Sia per divertirsi, sia anche per trovarsi politicamente, eccetera. Vabbè. Pino o non volle o non poté in realtà intervenire di nuovo. In questo modo Pietro ruppe in malo modo con Pino. Una sera
diciamo, lo buttò fuori di casa, no? Dopo averlo, perché mio padre era un uomo molto anche alla mano, così, però quando si incazzava poi un po' esagerava, eh. Insomma, comunque lo buttò fuori di casa e da quel momento naturalmente non ebbero più rapporti. Naturalmente quando morì Pino, ovviamente poi a Piero non solo le spiaceva per la fine di Pino, ovviamente, no? Che lui considerò sempre assolutamente strana, no? Tutte queste a Piazza Fontana o altro, ma poi anche per questo episodio della rottura del loro rapporto che insomma rimaneva così com'era, insomma. Piero poi naturalmente nel tempo sviluppò delle sue idee su Piazza Fontana che lui vedeva non tanto come un'azione puramente di fascisti, no? Di cosa, ma vedeva nei fascisti dei fantocci, manovrati da qualcos'altro. Lui non aveva le idee ben chiare di questo qualcos'altro, però abbozzava questa idea, insomma, un po' vaga, che poi non riuscì a sviluppare, a portare avanti in un modo analiticamente strutturato. Per quanto riguarda invece Cunardo, lui e la questione dei candelotti di dinamite, lui arrivò a formulare una tesi plausibile, ossia che siccome Cunardo è noto nell'ambiente geologico come un esempio raro di carsismo del nord Italia, per cui un fiume che scorre lì vicino ha prodotto circa un mezzo chilometro di gallerie che sono state esplorate da spedizioni di geologi percorribili con una certa difficoltà, ma percorribili. Quindi Piero pensava che in realtà se erano state nascoste degli esplosivi o qualche cosa in Cunardo, non fosse ovviamente nella sua cosa che era ridicolo poi, no? L'idea che venisse sepolto lì nel giardino era una cazzata, no? Ovviamente, ma che invece poteva essere stato eventualmente questo esplosivo depositato in una di queste grotte. Ecco, questa è la cosa. Quindi direi questi sono gli elementi un po' di memoria del rapporto tra Pietro e Pinelli. Allora, invece, veniamo alla questione di Saverio. Quando morì Pinelli, io ero già dalla fine del 68, facevo parte del Partito Comunista Internazionalista, Rivoluzione Comunista, che era un raggruppamento di formazione bordighista in origine, quindi rappresentante della sinistra comunista italiana come origine politica storica. E quando ci fu la strage di Piazza Fontana e la morte di Pinelli, noi esprimemmo come partito, naturalmente, l'identificazione della strage come un'azione antiproletaria per bloccare le agitazioni operaie che in tutto il 69 avevano caratterizzato la situazione politica. E naturalmente, quando venne ucciso Pinelli, noi esprimemmo ovviamente la nostra solidarietà e andammo al suo funerale. Ricordo questo perché andai io con 4-5 compagni e oltre alle bandiere anarchiche, naturalmente, c'era solo la nostra bandiera di partito, il Partito Comunista Internazionalista, listata a lutto, e la bandiera del Partito Comunista d'Italia, marxista-leninista, che allora poi scomparve. Ma non c'era nessun'altra rappresentanza di altri raggruppamenti. Il movimento studentesco, per esempio, aveva organizzato in quel giorno una riunione interna per discutere di tutt'altro. Quindi, diciamo che la cosa ci aveva molto colpito perché questo silenzio, no? Questa ostilità, ecco, vabbè. Quindi questo è il presupposto. Noi continuiamo poi nei mesi successivi a sviluppare la linea secondo cui la strage di Piazza Fontana era tesa appunto al blocco delle attività sindacali, che la lotta contro la repressione che venne lanciata, no, a partire dall'aprile del 70 era assolutamente fuori, cioè inutile da un punto di vista politico, perché il problema non era di protestare contro la repressione, ma era invece di rilanciare eventualmente le azioni sindacali, cosa a cui invece non pensava nessuno. In quel periodo Saverio Saltarelli si avvicinò al nostro partito, quindi su queste basi. Io conoscevo benissimo Saverio perché eravamo stati compagni di scuola,
eravamo anche amici, no? Ci frequentavamo anche fuori scuola. Veniamo quindi al momento della sua morte. Il Saverio morì il 12 dicembre del 70. Nel giorno, nell'anniversario, quindi, della strage di Piazza Fontana e quasi dell'uccisione di Pinelli, no? Perché Pinelli venne sepolto il 20. Poi il movimento anarchico milanese organizzò la manifestazione per ricordare i due eventi, ovviamente, e per esprimere solidarietà a Valpreda, che era in galera a San Vittore, no, incolpato della strage. Noi demmo la nostra adesione alla manifestazione anarchica, non con i simboli di partito, ma come, diciamo, come sostegno pratico, no? Quindi mandammo il nostro servizio d'ordine, sostanzialmente, a dare una mano nel caso ci fossero problemi. Perché in realtà la manifestazione anarchica organizzata, cioè proposta, e accettata dalla questura, a un certo punto era stata improvvisamente invece proibita. Perché? Perché si era fatto avanti proprio in quei giorni, immediatamente precedenti il 12, si era fatto avanti il Comitato Permanente per la Difesa dell'Ordine Repubblicano, formato da tutte le forze politiche del cosiddetto arco costituzionale, no? Quindi dal PCI alla PSI, alla DC, a tutti gli altri vari, le varie strutture politiche, i sindacati, l'ANPI, eccetera, che indissero una manifestazione esattamente nello stesso momento in cui l'avevano indetta gli anarchici, ma senza dire una parola né su Piazza Fontana, né su Pinelli, né su qualsiasi altra ragione inerente a noi, ma invece impostandola tutta sul processo che i franchisti avevano organizzato contro gli anarchici a Burgos, no? Erano condanne a morte, quindi una cosa seria, ma era evidente che questa azione di questi partiti era tesa a silenziare l'iniziativa anarchica. Se voi infatti guardate l'unità del 12, no, esce al mattino, in cui c'è l'annuncio della manifestazione, non c'è una parola della cosa. Si dice: per quanto riguarda manifestazioni che si è detto, no, indette per oggi, confermiamo che l'unica manifestazione permessa è la nostra e che il movimento studentesco, no, presidierà la zona dell'università contro i fascisti. No, quindi di fatto, visto retrospettivamente, una copertura anticipata di quello che poi successe. In realtà, voi queste cose le sapete molto bene. Appena partì il corteo anarchico, che aveva intenzione di dirigersi verso San Vittore, quindi passare giù da Piazza Duomo, andare verso il castello e poi da lì scendere verso San Vittore, venne bloccato subito dalla polizia. Scivolò quindi verso Via Torino, in Via Torino venne caricato dai carabinieri, da Via Speronare e da Via Spadari, e lì spezzato in due. Combinazione, i carabinieri caricarono proprio nel punto in cui eravamo noi con il nostro servizio d'ordine, perché siccome erano due cordoni, no, eravamo pochi, due cordoni, quindi tenevamo un po' di spazio per fare un po' di scena, diciamo, alla manifestazione, perché erano pochi noi manifestanti. In quel punto i carabinieri ovviamente videro il momento giusto per entrare e entrarono violentemente spaccando in due corteo. Quindi una parte dei manifestanti andò verso Piazza Missori e l'altra parte defluì verso invece il Duomo e poi verso Piazza Fontana, e alla spicciolata, senza nessuna reazione organizzata, o singolarmente anche, quindi piccoli gruppi o singolarmente, tutti andammo verso la statale, perché la statale era considerato un punto che, da un punto di vista geografico e logistico, andava bene per rifugiarsi, no? Perché si presta a vie di fuga, eccetera. Cosa successe? Che il gruppo che andava verso Piazza Missori fece una piccola azione dimostrativa contro l'agenzia Viaggi Iberica. Quindi vennero tirate dei sassi contro le vetrine e vennero messe un paio di macchine di traverso. Niente di eccezionale. Ma ci fu una reazione assolutamente spropositata da parte dei carabinieri, che fecero invece un attacco. Ma eravamo quattro gatti, no? Proprio le cose.
il gruppo in cui ero io si rifugiò su verso via Chiaravalle, no? Mentre appunto i carabinieri continuarono questo loro avanzamento verso la statale, ma non in assetto di combattimento, cioè erano in colonna, no? E camminavano lungo il marciapiede in via larga. Il servizio d'ordine del movimento studentesco, che stazionava all'inizio di via Sant'Antonio, sentendosi evidentemente minacciato, potenzialmente minacciato, fece una carica contro i carabinieri, i quali, presi completamente alla sprovvista, fuggirono, caddero per terra, insomma le presero. Intervenne il comandante di questi carabinieri, Chirivì, era un capitano dei carabinieri allora, divenne anni dopo comandante invece dei vigili urbani di Milano, il quale con un sottufficiale tirarono fuori le pistole e spararono alla grande, colpendo tra l'altro un giornalista che era lì in via larga. Naturalmente con questa sparatoria tutti si diedero alla fuga, no? E i carabinieri vennero liberati, diciamo, dall'assalto. Però contemporaneamente, quando sembrava che invece i carabinieri fossero in difficoltà, come effettivamente erano, veniva dato l'ordine a tutti i reparti che erano nella zona, quindi Piazza Missori, Piazza Fontana e Largo Augusto, di attaccare per andare in soccorso di questi carabinieri. Cosa che quindi nel giro di pochi minuti ci fu un accavallarsi di situazioni e ci fu un attacco in grande stile, forse 200 uomini, che da tre parti attaccarono verso la statale. Naturalmente con un impiego colossale di lacrimogeni, eccetera, per cui il servizio d'ordine del movimento studentesco dovette fuggire, ovviamente. E in quella circostanza, secondo l'inchiesta, secondo poi i vari atti di giudizio che ci furono per la morte di Saverio, Saltarelli venne colpito da un lacrimogeno al petto e morì. Cadde a terra, non si sa bene per quanto tempo rimase a terra, comunque fu portato poi all'università, dove era attivo un servizio di assistenza infermieristica organizzato dal movimento studentesco. I medici che erano lì cercarono di rianimarlo, ma viste le difficoltà chiamarono un'ambulanza che lo portò al policlinico che è situato lì dietro, solo che lì a Saverio arrivò morto. Ora, di tutte queste cose di Saverio e di tutto ciò che c'è dietro questo episodio che adesso racconto molto schematicamente, diremo noi in modo diffuso più avanti. Ci sono cose anche interessanti, anche novità, diciamo, da un punto di vista dello svolgimento dei fatti. Chiudo dicendo che la giornata si concluse con un attacco del movimento studentesco ai nostri danni, nel senso che noi eravamo in via Chiaravalle, eravamo una ventina, no? Io ricordo che c'erano degli amici del Giambellino, c'erano dei compagni anarchici che conoscevo di vista, e noi stavamo lì, no? A fare un po' di casino, no? A lanciare slogan, insomma. La polizia cercò un paio di volte di salire su per Chiaravalle, ma noi con un po' di sassi così, siccome la strada era stretta, li tenemmo lontano. In realtà la polizia, lo capimmo dopo questo però, non fece un uso pesante della forza, perché essendo stato colpito Saverio e sapendo che insomma era morto sostanzialmente, la polizia avrà avuto l'ordine di non creare un altro morto, no? E questo ovviamente. E quindi sostanzialmente c'era una situazione di stallo, per cui questa nostra postazione era l'unico che rimaneva attiva, diciamo, della manifestazione. Allora, dal Largo Ricchini, quindi dalla Festa del Perdono, dal Largo Ricchini arrivò un grosso pattuglia del movimento studentesco guidato da Capanna, che ci impose di terminare ogni azione. Ci fu uno scazzo molto violento, io venni colpito a una spalla da uno che non conosco e non conoscevo, che era vicino a Capanna. Questo qui fu atterrato a sua volta da uno dei nostri, che non fece troppi complimenti. Insomma, la cosa finì in una semirissa, però insomma sedata abbastanza velocemente. E quindi in questo modo si concluse, no, la giornata del 12 dicembre, in un modo anche coerente con l'inizio, perché le organizzazioni cosiddette democratiche avevano, diciamo, si erano proposte come
come tutori dell'ordine, no? E volevano dimostrare evidentemente di essere in grado di tenere la piazza. Perché? Perché pochi giorni prima, e qui arriviamo a una questione che nessuno ha sollevato, pochi giorni prima, cioè tra il lunedì e il martedì, 7 e l'8 dicembre, ci fu il tentativo di colpo di Stato di Giulio Valerio Borghese, che allora venne presentato come, cioè, allora non se ne, dopo, diciamo, venne presentato come una specie di farsa, ma in realtà non era assolutamente una farsa, era un tentativo di colpo di Stato vero e proprio. Ma allora venne tenuto assolutamente segreto, per cui nessun manifestante del 12 dicembre del 70 sapeva di questa cosa, mentre la cosa era ovviamente ben nota a tutte le organizzazioni PC, DC, PSI, che erano al governo, no, il PSI e la DC, e l'ANPI erano ovviamente informate e quindi avevano voluto affermare la capacità da parte delle forze di governo di tenere la piazza. Da qui l'ordine sicuramente alla polizia e ai carabinieri di agire in un modo assolutamente pesante, con cariche assolutamente ingiustificate, data la situazione. La giornata si concluse appunto con questo piccolo cappello finale del movimento studentesco che attaccò l'ultimo gruppo dei manifestanti. No, questa... Comunque su questo torneremo più avanti, in un modo più approfondito.